Attenzione che nel prossimo video ho commesso due errori. Naturalmente, come sempre, l'ho fatta apposta per vedere se gli studenti se ne accorgevano. Si trattava di scoprire il tipo di metallo sconosciuto dalla misura del suo lavoro di estrazione, scegliendo una certa lunghezza d'onda e cercando il potenziale d'arresto. E poi vedere il lavoro di estrazione trovato a quale metallo corrisponde in questa tabella. Il primo errore commesso è un semplice errore di calcolo, perché il calcolo corretto è 3,7 electron volt il lavoro di estrazione e non 5,9 electron volt, come vedrete nel video prossimo, che appunto è un valore sbagliato. Il valore esatto corretto è 3,7 electron volt e quindi capiamo che il metallo sconosciuto è il magnesio. Il secondo errore che ho commesso è che, siccome a causa del calcolo sbagliato mi veniva 5,9 electron volt, io andavo a cercare il metallo guardando la seconda tabella, quindi dicevo che 5,9 electron volt è vicino al sodio, ma invece la seconda colonna della tabella non riguarda il lavoro di estrazione, ma invece riguarda la frequenza di soglia, quindi sbagliando andavo a guardare qua, in questa colonna, anziché in quest'altra.